La realizzazione del docufilm presentato ieri a Roma è frutto di un lavoro congiunto che ha visto in campo, oltre alla Fondazione Montepruno, anche la BCC Montepruno, che da sempre investe sul territorio parte delle risorse che provengono dal territorio, e da The Live Media, che collaborano in diversi progetti ormai da anni, grazie anche ad un'importante complicità che si è instaurata tra il direttore albanese e il direttore di The Live Media Manager, Roberto Varciu. Un lavoro complicato anche per la difficoltà di dover condensare in poco più di 40 minuti le meravigliose riprese realizzate nel corso dei lavori di produzione del docufilm, dovendo anche rinunciare a spezzoni importanti che raccontano le bellezze presenti nell'area parco, oltre che rendere difficile anche la scelta dei luoghi da raccontare nel docufilm. Un aspetto questo raccontato da Roberto Varciu. Personalmente sono salernitano. Il 90% dei luoghi che abbiamo visitato non conoscevo, conoscevo Teggiano sicuramente, un po' Roscigno, ma tutte le altre parti, anche perché non era semplice arrivarci, adesso che lo vedrete nel documentario, con i droni ripreso dall'alto, ha un effetto assolutamente speciale. Purtroppo il docufilm aveva un minutaggio di 45, ci siamo accorti che veramente tanti posti meritavano di essere approfonditi ulteriormente, di essere ancora più esplicitati. Non lo so, chissà, magari questo primo documentario è veramente un grande successo come noi ce lo auguriamo e possa essere, come dire, da spinta per altre produzioni. Il risultato del lavoro si è rivelato molto affascinante e particolarmente apprezzato, tanto che gli stessi attori Simone Montedoro e Bianca Nappi sono rimasti affascinati dall'area a loro sconosciuta, e nel corso dell'evento di presentazione, così come dichiarato dal presidente della Fondazione Michele Albanese, saranno pronti ad essere parte del progetto nel momento in cui si deciderà di ripetere l'esperienza per raccontare altri meravigliosi luoghi dell'area. Un progetto che, come sottolineato dall'attore Simone Montedoro, può essere sicuramente un grande slancio per lo sviluppo turistico dell'area. L'esperienza vissuta durante le riprese di Don Matteo, come spiega l'attore, è stata utilissima per il rilancio turistico dei centri raccontati nella fiction. Nulla vieta dunque di poter ripetere la stessa esperienza anche con il Cilento. Quello che mi ha colpito soprattutto è conoscere questi posti attraverso lo sguardo, gli occhi di chi ci ha accompagnato. C'è qualcuno, in particolare lo cito, Michele Albanese, che ormai è un grande amico e che ci ha fatto emozionare tantissimo con i suoi racconti e la sua storia. Sì, il cineturismo è una cosa che si può portare avanti tranquillamente, questo è un esperimento che alla fine è andato a buon fine, è piaciuto molto. Il cineturismo è fondamentale, tant'è vero, io lo dico personalmente per la mia esperienza. Per quanto riguarda la fiction Don Matteo, alla fine Spoleto, Gubbio, anche un po' tutta l'Umbria ha avuto un incremento turistico notevole, questo lo dice anche la Confcommercio Umbra. Quindi è un buon lancio anche per il vasto territorio che offre dei luoghi stupendi che anche noi italiani non conosciamo. Alla presentazione del docufilm hanno partecipato in tanti, a partire da Gisella Macchiaroli, che presso il suo castello ha ospitato alcune riprese del film, passando per il presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diana Alburni, Giuseppe Coccorullo, oltre che alcuni dei sindaci dei luoghi raccontati nel docufilm.